In questo tutorial proveremo a capire come risolvere il raccordo in questa zona, nella zona interna. La prima cosa è quella di verificare se il raccordo funziona. Andando con il comando di raccordo, impostiamo un raccordo, lo impostiamo abbastanza grande, 5, selezioniamo con una finestra tutti i bordi e procediamo al raccordo. Il raccordo funziona, ma in questa zona si va a creare una discontinuità, una rottura a causa della presenza di questo raccordo orizzontale preesistente rispetto al resto dei raccordi. Annulliamo l'operazione e vediamo come risolvere questo raccordo in una maniera migliore. Per operare correttamente con i raccordi è necessario rimuovere completamente questo raccordo, rigenerare la figura e rioperare con i raccordi. Ovviamente la figura va rigenerata completamente a spigolo. La prima operazione, in questo caso si tratta di una figura semplice, quella di esplodere tutto, nascondere questa parte che per il momento va bene e procedere all'untrim di tutte le superfici. Procediamo al taglio su isocurva con l'opzione shrink uguale a sì, in modo che le superfici vengano ridotte, e tagliamo un pochino prima del raccordo, in modo che queste superfici vengano tagliate sulla parte dritta. Qui le andiamo a rigenerare con un valore 2211 per renderle piatte, le rendiamo piatte e procediamo alle estensioni. Di norma non è necessario renderle piatte, ma in questo caso invece lo è. Allunghiamo tutte le superfici in modo che almeno un po' fuoriescano le une dalle altre. Procediamo quindi al taglio reciproco. Ok, per essere sicuri procediamo all'untrim anche nella superficie esterna, in questo modo, e poi, in questo caso abbastanza semplicemente, usiamo Create Solid per generare, questa superficie non ci serve, per rigenerare il nostro pieno. Siamo pronti a procedere con il raccordo, selezionando tutto a valore 5, preview, il nostro raccordo funziona e in questa zona vedete che il raccordo si è pulito, diventato più corretto. Possiamo anche modificare questo su raggio 8 e anche questo su raggio 8, preview, in modo da avere questo più grande e quello più piccolo. Vedete che posso divertirmi con i valori, con la preview e verificare quando è che l'estetica soddisfa i miei requisiti. Mi piace, invio. E questo è il risultato.